dai. Ragazzi, calcolate che stiamo affrontando un mio vecchio fantasma insieme. Perché per me rimane un fantasma questa roba. Non la riguardo da quell'epoca proprio per tutte le critiche che ho ricevuto. Takehiko Inoue. Vabbè, a parte l'audio pessimo, io non, mi erano esplosi i capelli, evidentemente. La fotografia l'avevano curato loro. Peccato per l'audio. Non ricordavo l'audio così brutto. Voglio morire adesso. Però, insomma, adesso sentiamo che cazzo devo dire. Dio Cristo, ma perché devo riguardare i miei vecchi video? Cristo Dio, non voglio mai farlo. Accidenti alla puttana Eva. Grazie a Takashi per l'abbonamento. E comunque è un tributo a Slam Dunk. Lo stesso protagonista di questa storia potrebbe essere tranquillamente uno di noi, sbruffone, arrogante, egocentrico ed ingenuo. Tutti hanno. Ecco, quando la gente mi dice no, però Dario, negli ultimi video si è più impostato, ma io non voglio ritornare a una roba del genere, ragazzi, non ce la faccio, non sono più ragazzino. E perché? Il cazzo va nel culo, cioè, calma. Beh, qui, mamma mia, com'ero convinto, proprio fiero, proprio l'occhiale verde della carriera, proprio pizzetto. Alla paracadutista, fiero, in cursore proprio, andiamo a fare il culo all'Isis. Ma poi com'ero gonfio, ma che cazzo mangiavo? Gonfio, frignoloso. Vabbè, vai. Il clown, il giullare. E le aule fatte di banchi, tutti piccoli teatri di vicende che oscillano tra la gioia e la tristezza, tra le amicizie e i litigi e quell'incertezza che si trasforma in paura guardando al futuro. Ai ragazzi serve una figura che gli indichi la strada, un professore che sappia farsi carico dei loro bagagli emozionali e parallelamente fargli da ponte fra studente e insegnante. Un rapporto ancora oggi troppo flebile, spesso ostruito da docenti interessati al proprio tornaconto o peggio ancora al proprio stipendio. Questo succede in Italia ma anche in Giappone, una società estremamente più chiusa della nostra, dove la scuola è l'istituzione che deve portare per Occupazione? Che spasso c'è scritto sull'armadio. forza la carriera ricca e altolocata. Gli studenti rigettano la figura. Poi c'ho delle cosce immense, cioè pachidermiche proprio. Deve portare per forza la carriera ricca e. Guarda, 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 guarda. Guarda, sembro proprio un cinquantenne, cioè sono irriconoscibile. Altolocata. Sì, ok, capelli, ma meglio ora, Cristo. Guarda lì queste scarpe. Studenti rigettano la figura del docente e questi ultimi reputano gli alunni macchine da apprendimento che non devono mai incepparsi. Ma no, i ragazzi non ce la faccio, non ce la posso fare, non ce la posso fare. Sembra l'inizio di un porno questa inquadratura. Vado avanti ma con difficoltà. Poi gli studenti non avevano voglia di fare un cazzo. Un cazzo. Alcuni me li ricordo, alcuni proprio no. Da parte. Sono ricca Ma del ragazzi, rito degli studi. non ce la Ancora una fo, non volta, ce dopo la Shonen fo, non ce la Jump, fo, precede non ce la fo, non ce la l'opera fo. e che descrive minuziosamente un argomento troppo poco preso in considerazione dai. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma Su e creando situazioni talmente surreali da essere ridicole ed epiche allo stesso tempo. mamma mia, gli fo la sega nel viso proprio. Grazie a GTOvo. È tutto cringe. Questa parte è tutta cringe. Ma lei infatti già aveva capito. Stava già. Aveva, lei ha anticipato il cringe. Cioè, lei ha anticipato il cringe. Grazie a GTOvo. Proprio come sensazione, come stato d'animo. L'abbiamo sempre provata tutti, però lei è stata il paziente zero. Colei che ha dato il via alla classificazione, al termine. Tempo, gioca con la parodia, il grottesco e innocenza insaporendo, nonostante sia pieno di difetti che lo allontanano dall'essere più per e Basta, ribaltatura più bella, basta, basta. Ah, divertente, guarda, 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 ribalterà di. convintissimo proprio, convintissimo. C'è gente che ride per finta, perché magari ha tirato una scoreggia. Lui lo conosco, lui era simpaticissimo. Non so che fine ha lui col casco numero uno. Andiamo avanti, non ce la faccio, ragazzi. Yeppa, Senza seguire la giusta strada, ma i sentimenti in tutta tranquillità e per poter essere te il stesso box è un po' senza più figo e preoccuparti delle basta. Questo conseguenze. è l'unico che secondo me è venuto bene.
Nessuno è insensibile a certe emozioni che può donarti la vita. Qui, proprio, qui c'è cosa di fare la naturalezza, no? Che stavo guardando, stavo riflettendo. Nessuno, caca nel cazzo, fidatevi di me, è troppo stretto quel buchino. Cioè, è proprio una cosa tremenda. Nessuno è insensibile a certe emozioni che può donarti la vita. Abbiamo camminato... Ho parlato troppo presto. Se non erro, ragazzi, sto pezzo... è bello... perché era venuto bellino, avevamo fatto le riprese fighe in moto, ma non ricordo bene, ma se non erro ci sono un paio di parti dove uso le terzine. Se non erro. Da far emergere tutte le melliflue, atmosfere che... melliflue. Circondano i persone. Una coppia di amici. Ecco le terzine, ragazzi. I fratelli nel cuore levano lo sguardo al mare, generando il tramonto, e tutti rimangono basiti, bagnandosi del loro tepore. Dio, ma ora bestemmio, grazie a Fili Orange per l'euro. Ma che cazzo c'avevo in testa? Ma che cazzo fai? Ma cosa cazzo fai? Scaldiamoci in acqua, scaldiamoci al sole. Abbandoniamo per sempre la nostra cadente. Grazie, quel libro per siamo lei. Cresciuti sempre insieme, guardandoci le spalle e circondandoci di compagni fidati. Ma adesso è tutto finito. La vita da grand'uomini ci aspetta. Incamminiamoci per altri sentieri mentre la vista di lacrime si appanna. Ma vaffanculo, imbecille. Le bellezze di quella terra, dall'alto della... Ragazzi, lo sto dicendo anch'io che cringe. Capisco il senso, però cringe e cringe. Nico, non siamo qui a difenderlo, siamo qui a insultarlo. Lo vuoi insultare ancora di più? Fai pure, tanto siamo tutti qui apposta. Ma cazzo, almeno capisci che lo stiamo facendo. Se no diventa un problema, diventa un cortocircuito. Nico, oh Nico. Ma te vuoi vedere veramente se appoggio lo scroto su questa scrivania? La divido nel mezzo. Fisico in una morsa devastante. Ma basta, lo fai per inseguire quelli... non ce la faccio più, ragazzi, non ce la fa più. Ma vaffanculo, imbecille. È incredibile! Avete visto il video di Le Schede? Questi momenti sono stati rubati dal canale di Dario Moccia Twitch. Se vuoi vedere nuove clip, iscriviti al canale di Le Schede. Se invece vuoi seguire le live, beh, non devi far altro che guardare tutte le sere Dario Moccia sul canale Dario Moccia Twitch. Andate a fare in culo.